yeas are 240, the nays are 187. The resolution is adopted. Con 240 voti a favore, compresi 4 repubblicani e 187 contrari, la Camera, controllata dai democratici, ha approvato una risoluzione di condanna del presidente statunitense Donald Trump per una serie di tweet razzisti contro 4 deputate dell'opposizione. Alle critiche sulla gestione dei migranti, il tycoon ha invitato le 4 donne, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashid Tlaib, Ayan Presley e Ilhan Omar, nessuna delle quali è bianca, a tornarsene nel loro paese d'origine. Ma tutte e 4 sono cittadine americane e 3 sono nate negli Stati Uniti. La risoluzione è uno schiaffo senza precedenti a Trump, anche se non ha alcun valore giuridico. È tuttavia importante politicamente. L'anno prossimo si terranno le elezioni presidenziali ed Donald, difeso dal suo partito, sta cercando di compattare il suo elettorato prevalentemente bianco che 3 anni fa lo ha portato alla Casa Bianca. Di contro, i democratici sono sempre più spinti dalla minoranza interna verso una campagna elettorale che punti su una società multietnica. Una visione questa più vicina alla realtà statunitense rispetto a quella del presidente in carica.